Allora, faccio un'altra aggiunta al video che ho fatto prima su Vannacci, che ormai è diventato una bomba proprio. Addirittura la Forza Nuova vuole candidarlo. Che quindi questo libro è talmente complesso, adesso l'ho letto tutto, ho finito di leggerlo tutto, la mattinata intera, che non può essere stato scritto da lui, ovviamente. Come ho detto anche nel primo video, questa è un'opera talmente, cioè si capisce insomma che è talmente complessa, talmente, ci sono talmente tanti dati che un essere umano non può averlo scritto questo libro. Vedetelo, leggetelo. E quindi, ovvio, è stato un libro vomitato dal sistema stesso per acchiappare quelle poche pecore che sono un po' diverse dalla massa, no? Quindi partiamo con. Partiamo con questa citazione. Adesso farò vedere un po' di pezzi presi dal libro. Qui lui, in modo emotivo, siccome la natura dell'uomo è che non, in realtà non vorrebbe il cambiamento, vorrebbe fare le cose che sa, cioè quindi l'uomo per sua natura è un conservatore, diciamo, no? E quindi lui ti va a lavorare con lui, il sistema, per acchiappare i polli. Usa l'emotività in questo punto qua. Dice, mi piace lui, direbbe lui, mi piace la mia cucina, i cantautori nazionali, l'odore del pane fresco al mattino e le campane che suonano la domenica. Ah, premesso che lui qua ci mette cultura, quindi cucina, cultura, e pane fresco, quindi usanze, eccetera, eccetera. Poi anche con la campana. Lui ci mette anche un po' di spiritualità, no? La cosa particolare di questo libro è che lui non nomina mai Dio in questo libro. È molto strano, eh? Molto strano, perché di solito se vuoi acchiappare quelli di destra dovresti un minimo parlare così, un po' di Dio, no? Invece in questo libro è veramente impressionante, lui non parla assolutamente di Dio. No, questo mi sfugge per il momento, non me lo so spiegare. Comunque, vediamo che forse qualche risposta ce l'avremo andando avanti con quella presentazione che cercherò di fare al volo perché non voglio perdere tempo sapendo insomma che the attention span è quello che è. Quindi qua lui apre il libro citando un rettile, Benedetto Croce. Sì, hai sentito bene, un rettile, che non è da confondere con il rettiliano, o rettile, insomma. Allora, lui ci cita un Benedetto Croce che, diciamo, contribuì a fondare, partendo dalla filosofia di Marx, e per approdare alla dialettica dei distinti di impronta hegeliana, tesi, antitesi, sintesi. Ok, quindi questo è il metodo che usano per fregare la gente, cioè io ti creo il sistema, cioè la TV. E la tesi, poi ti creo l'antitesi, quello che va contro la TV, il Vannacci per dire. E poi da questa lotta fra questi due estremi c'è la sintesi. Quindi io controllo entrambe le parti perché so dove voglio andare. C'è la sintesi, sarà quella. E lui mi cita un hegeliano che è stato anche un capo del governo. Quindi insomma. Gente più compromessa di così, non, qui vediamo le onorificenze di Croce, ma c'è da perdere ancora tempo? No. Andiamo a questa bellissima parte qua del libro dove lui praticamente dice che noi non dobbiamo essere individualisti, ma dobbiamo pensare alla comunità. Quindi, in teoria, molto strano questa cosa perché di solito per acchiappare dovresti, quelli di destra, non dovresti parlare di concetti così comunisti, diciamo, no? Invece lui lo fa e qui prendendo anche un po' in giro i cosiddetti complottisti, eccetera, eccetera, ci butta anche una frecciatina qua. Vediamo, ci riferiamo solo e unicamente a noi stessi senza tener conto di alcun altro, di quelli che ci hanno preceduto, della società, della maggioranza, quindi la comunità, no? Quindi il comunismo, ragazzi, è tutto, questo è un destra, uno di destra mascherato per. Il comunismo, infatti anche quelli di estrema destra sono per
sono comunque del sistema perché sono per uno stato molto potente, no? Come vedremo alla fine di questo. E, allora, come vedremo durante tutta la presentazione, lui è per lo stato forte proprio. Allora, la società in maggioranza neanche lui dovrebbe essere ormai palesemente considerato come acquisito. Ecco allora che la Terra, quindi ecco, siamo in un mondo sottosopra perché c'è gente che pensa che la Terra sia piatta, che la NASA abbia inscenato un teatrino spaziale per farci credere che l'uomo abbia passeggiato sul suolo lunare, che questi qua diventano vettori di questa roba qua. Non posso parlare perché il mio canale è quello che è, purtroppo. Se nomino questa parola qua, al fine di controllare in senso orwelliano la nostra esistenza, che questi qua non esistono, capito? Come ovviamente capisci subito se hai occhi di, insomma, chi è che ha scritto questo libro. Oppure c'è gente che crede che anche il gallo fa le uova, cioè, capito? Per farti fare, insomma, tu sei un pazzo, credi a tutte queste cose, no? Allora, da notare qua, non parla mai di Dio, ma di madre natura. Se dovessi preservare l'ambiente così com'è e come madre natura l'ha concepito, quindi lui non crede in Dio, perché se lui dice che madre natura l'ha concepito, cos'è madre natura? Quindi si è creato da sé l'ambiente, poi vedremo che lui crede anche nell'evoluzione, cioè, dovrei rinunciare a lottare contro il vaiolo prodotto squisitamente. Quindi lui, capito? Dice che è normale lottare contro questo qua, che è solo nella testa delle pecore, purtroppo. Che pensano che c'è un nemico invisibile là fuori pronto ad ucciderci. E qui vediamo come lui crede nell'evoluzione. Allora, le più violente e distruttive manifestazioni naturali esistevano ben prima della comparsa del Sapiens. Lo studio della Terra ci rivela, ecco, lo studio, lo dicono gli scienziati, ci rivela che erano di una brutale inaudita. Negli ultimi 500 milioni di anni vi sono stati ben 5 sovvertimenti totali dell'ecosistema terrestre, che hanno portato alla scomparsa di ampissimi numeri di esseri viventi e alla sopravvivenza di quelle sole specie considerate dominanti. Quindi ce l'hanno fatto solo più forti. Che questo è un altro boom, programmazione, solo il più forte ce la fa. Senza essere scienziati, sappiamo che l'azione dell'uomo, specialmente quella degli ultimi 200 anni, ha sicuramente un impatto significativo sulla Terra. Ok? Quindi lui è d'accordo alla fine, anche se dice il contrario, sembra di dire il contrario. Lui dice che l'uomo ha influito sulla Terra, la sua azione negli ultimi 200 anni, ok? Quindi veleno puro. Allora, se la velocità del cambiamento climatico impazzisce, come sembra sia il caso negli ultimi 50 anni, allora dobbiamo parimenti accelerare la nostra adattabilità con dei provvedimenti immediati e quindi lui è a favore di provvedimenti immediati. Oh, e concreti che producano effetti altrettanto repentini, anche perché se ci abbiamo messo 150 anni ad incrementare quindi l'uomo ha incrementato la temperatura del pianeta, ragazzi. Capite? Lui, se tu, lui viene, cioè, il suo libro, lui fa tutto un capitolo sull'ambientalismo e in teoria si spaccia per quello che è contro tutte queste misure, contro Greta e tutti questi ambientalisti, no? In realtà guardate cosa dice qua, provvedimenti immediati perché l'uomo ha incrementato la temperatura negli ultimi 150 anni di 1,3 gradi, capito? Che veleno che è questo libro, con l'emissione di gas clima altaranti, capito? È l'uomo con l'emissione di gas, ovviamente, se tu. La premessa è questa, ovviamente i provvedimenti saranno immediati perché siamo noi che con il nostro modo di vivere dobbiamo un po' cambiare le cose. Necessario, insomma, andiamo avanti. Infatti lui ci propone adesso, visto che ormai da anni superiamo e ci avviciniamo ai 40 gradi in estate. Non ci vuole un genio per capire che in molte situazioni è maggiormente indicato lavorare di notte.
lui vuole farti lavorare di notte, è molto naturale. Dormire di giorno e lavorare di notte. Ho servito in Iraq, certo, l'abbiamo visto nel primo video, nell'Iraq non ti ha fatto niente, sì. Complessivamente per quasi 5 anni, e insomma lì si lavora di notte, dalle 4 di mattina alle 9 del mattino, che okay? Bellissimo, giusto, hai visto? C'è la soluzione? Per me la soluzione sarebbe andare a chi insomma controlla il meteo, sì, può sembrare un po' assurdo ma è così, e tagliare il pisello, tipo la butto lì così, non so, magari non proprio il pisello ma qualche altra cosa, non so, poi troviamo altre alternative, ma andrei più su quella direzione, diciamo, piuttosto che farmi lavorare di notte. Se continuiamo a proibire gli organismi geneticamente modificati, sarà molto arduo selezionare e sviluppare quelle specie vegetali molto più resistenti al calore. Ok? Quindi, siccome dobbiamo creare piante che si adattano a questo clima che è sempre più in cambiamento, sempre più caldo, e dobbiamo affidarci agli OGM, dice Luca. Bellissimo. E qui addirittura cita l'OMS. In una completa e dettagliata indagine circa l'inquinamento atmosferico fatta, e quindi da OMS, dice, non da congreghe di industriali, di capitalisti o di massoni, capito? Prende anche per il culo, cioè lui si vanta di citare l'OMS, che insomma abbiamo visto quello che ha fatto. Lasciamo perdere ragazzi. Quindi lui è anche per un trasporto pubblico, ok? Anche durante un mio recente viaggio in Lussemburgo, lui viaggia, ragazzi, un po' ovunque, ho notato che tutti i mezzi di trasporto, compresi i treni, sono gratuiti. Ah, che bello, mi sembra quasi un comunismo, nel territorio del Ducato. Questa iniziativa disincentiva sicuramente l'impiego delle auto, hai capito? Hai capito? Diminuendo l'inquinamento generale. Hai visto? Tutto questo, come il sistema stesso, ci vuole tutti come delle sardine nei bus. Sotto la metro con il 5G è bellissimo. L'ingegneria genetica non fa nulla di diverso rispetto alla natura, ma lo fa in modo più strumentale e preciso. Infatti solo una minuscola parte del corredo cromosomico viene modificata in maniera specifica con lo scopo di ottenere un determinato risultato. Capito? State imparando, sì. La possibilità di mischiare pezzi di DNA appartenenti a specie o regni animali e vegetali differenti non è qualcosa di bizzarro, anzi proprio noi sapiens condividiamo gran parte dei nostri geni con molti altri organismi del creato, come molte altre, diciamo. Hai capito? È normalissimo. Gli OGM sono da considerarsi sicuri almeno quanto i prodotti tradizionali. E poi qua ci citano un po' di organizzazioni del rettile che dicono che gli OGM sono molto molto sicuri, tipo l'American Association for the Reptile Advancement of Science, poi the Reptilian Medical Association, quelli che ci hanno messo Arculetto nel 2020, the National Academies of Science, I'm telling you, la Reptile Society of Medicine hanno ribadito che gli OGM non comportano maggiori rischi rispetto ai cibi modificati attraverso le normali, insomma, ragazzi, roba da brividi. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine, ragazzi, non disperate. Allora, ritengo che nelle mie vene, dice lui, scorra una goccia del sangue di Enea, di Romolo, di Giulio Cesare, di Giulio Rettile Cesare, diciamo il nome completo, di Rettile Dante, di Rettile Fibonacci, di Giovanni dalle Bande Nere, che non so chi cazzo sia, e di Lorenzo Rettile de' Medici, di Leonardo Rettile Vinci,
di Michelangelo Rettile, non so come si chiama, di Rettile Galileo e di Rettile Paolo Ruffini, del Rettile Mazzini, ricordiamo me, super mega massone, e di un altro super mega massone, il Rettile Garibaldi. Ok? Quindi nel suo sangue c'è sangue di Rettile, insomma, dice lui. Bene, non nel mio. Anzi, anche la pena non verrà scontata perché usufruiamo. Adesso lui ci cita fuori dal coro, ragazzi. Capito? Sta dicendo: ah, com'è bravo, com'è bella. Basterebbe guardare la trasmissione fuori dal coro. O passare un po' di tempo su internet per trovare. Insomma. Ma per chi non sapesse cos'è fuori dal coro, è questa trasmissione qua, ragazzi. Non, gli italiani sono stati bravissimi durante il questo, bellissimo. E lui lo cita questo. E ho sempre voluto che il grande generale, sta parlando di Napoleone Bonaparte, facesse parte della schiera di patrioti nazionali da tenere con orgoglio in quel cassetto della memoria e da tirare fuori nel momento della necessità, tipo quando devi vomitare. E purtroppo non ce l'ho fatta mai, non ce l'ho fatta mai perché il grande stratega dell'Ottocento era francese e non apparteneva a quella che io considero la mia stirpe. Ma sì che la tua stirpe, ma sì che la tua stirpe, Napoleone, è quella della stirpe del Rettile. Dai, su, dai, che poi, dai. Ma dai, su, dai, dai, che parte di te, dai. Questi sono i vomiti del sistema. E anche questo vannacci qua è un vomito del sistema, diciamo. Quindi fate parte, siete tutti vomiti del sistema. Qual è il problema? Non sono cittadino del mondo, dice lui. Non ho giurato fedeltà, parlando del fatto che lui è andato in uno sta, in una nazione a fare guerra che non gli ha fatto niente, che lui ha giurato fedeltà alle Nazioni Unite per andare in quella guerra là. Leggiamo invece cosa dice: io non sono cittadino del mondo. Non si direbbe perché hai lavorato per le Nazioni Unite, per la NATO, e non ho giurato fedeltà ai diritti. Ai partiti, alle ideologie, ai popoli o a qualsiasi altra entità. Invece l'hai fatto. La NATO è un'altra entità oltre alla tua, che dici di essere così patriottico, no? Che esuli dal mio concetto di patria. L'Europa non sostituirà mai la mia bella Italia. Allora perché sei andato in Iraq? Cosa ha fatto l'Iraq e l'Italia? Lo ripetiamo all'infinito. Nessuno ci risponderà mai perché. Non possono rispondere, ovviamente. Ideale che rimane immutato anche al variare della politica, perché a combattere e a rischiare la pelle per i preminenti interessi della mia nazione. Ah sì? Cioè lui sarebbe andato in Iraq per gli interessi della sua nazione. Che interesse aveva l'Italia a andare a fare guerra in Iraq? Cosa ha fatto l'Iraq all'Italia? Questi ovviamente sono risposte che non avremo mai, purtroppo. Mi ci hanno spedito sia governi di destra che di sinistra a fare la guerra. E certo, perché destra e sinistra è la stessa cosa. E non ho mai avuto alcun dubbio che la cosa giusta da fare fosse quella di prendere lo zaino d'armi e tenere fede con la massima integrità al giuramento prestato alle Nazioni Unite, non all'Italia, ovviamente. In nome del mio onore. E di nome della difesa della mia patria. Difesa della tua patria? Ma cosa cazzo ha fatto l'Iraq alla tua patria? Proprio. Ovviamente non lo sto dicendo a lui perché lui è solo un nome lì messo dal sistema. Però. Chi ha occhi? Lui è tanto per non mischiare le razze, però a quanto pare sua moglie è rumena. Senza andare a scomodare statistiche e documenti ufficiali, ognuno di noi conosce chi non emette lo scontrino, chi fa lavoretti in nero, chi quindi sta prendendo in giro, ragazzi, tutti. Allora, premesso che io sono un tipo un po' strano,
Per quanto potrebbe sembrare che l'essere umano in qualche modo deve collaborare l'un l'altro, altrimenti non vivremo, secondo il sistema, come dei primitivi. E io sono totalmente contro lo Stato, cioè io non voglio che ci sia nessun tipo di patto sociale che ci obblighi a dare tasse, perché voglio dire, se uno direbbe, ma allora ti piace tanto prendere il treno veloce, usare le strade, il cibo che mangi, sì, ma tu, prima di dirmi questo, tu devi permettermi. Tu, Stato, devi permettermi, devi darmi la possibilità di farmela da, di farme, di farcela da me, di farmela da solo. Come si dice? Chi deve, di farsela da solo. Vabbè, avete capito. Io devo avere la possibilità di poter campare con le mie forze. Oggi non è possibile, nessuno ti lascia in un'isola tranquillo dove tu fai le tue cose, vendi i tuoi prodotti a gente consenziente che vorrebbe comprare la tua roba e rischierebbe pure, non lo puoi fare, perché lo Stato è lì che ovviamente tu non puoi dare l'esempio che si può vivere anche senza lo Stato, perché dai un brutto esempio. Poi ovviamente è normale che io, ovviamente ci sarà un'interazione tra questi individui e alla fine in qualche modo creeremo anche delle regole per stare bene insieme, non ci ammazzeremo. Ma ovviamente non sono assolutamente per arrivare a grandezze, a orrori come è lo Stato. Perché a quel punto noi diventiamo un numero, noi non contiamo più niente e noi siamo facilmente scartabili dal sistema a quel punto. Quindi, premesso quello, quando leggo robe del genere, a me mi vengono i brividi proprio, perché lui dice, insomma, tutto quello che il sistema dice che è il lavoro nero, in realtà semplicemente un essere umano ha fatto un lavoro per un altro, quell'altro è stato disposto a dargli quei soldi, lui se ne è messo in tasca, dov'è il male lì? Ma tu dici, ma loro due non pagano per le strade. In realtà, poi se andiamo a vedere, facciamo un bel calcolo di tutti questi soldi che ci prendono, questo sangue che ci succhiano, in realtà il lavoro che fanno loro per le strade è un miliardesimo di quello che ci prendono. Ma sogniamo. Comunque, leggete tutta questa cosa qua in inorridì, lui dice praticamente, fa tutto un esempio di gente che non dà il proprio sangue al sistema, no? E in realtà lui ha fatto proprio un capitolo tutto dedicato alle tasse, che secondo lui sono alte, eccetera, eccetera. Però ovviamente c'è sempre il veleno, bisogna saper leggere bene qua, perché alla fine lui ti dà quello che vuoi sentire, c'è tanto zucchero, poi col veleno dentro. E infatti qui c'è il veleno, qui dice, senza andare a scomodare statistiche e documenti ufficiali, ognuno di noi conosce chi non emette lo scontrino, chi fa lavoretti in nero, chi campa di espedienti senza dichiarare nulla al fisco, chi affitta senza dichiararlo, chi vive di assistenza ma ha altri introiti non ufficiali e soprattutto chi ha un livello di vita incredibilmente più elevato delle entrate che dichiara. Molti sono anche a conoscenza di meccanismi perversi come quelli dei molti lavoratori che vengono assunti solo fittiziamente per 6 mesi e poi deliberatamente licenziati per far loro erogare l'indennità di disoccupazione, mentre continuano a lavorare in nero, tutte evasioni ed elusioni marginali che, se moltiplicate per il numero incredibile di chi nelle pratiche fanno raggiungere somme. Ma delle somme, ragazzi, che il rettile non si può pappare. Ne possiamo scaricare la colpa sullo Stato, povero Stato, che sarebbe responsabile di non trovare il lavoro a chi lo aspetta seduto in poltrona. Lo Stato, ma io non voglio che lo Stato mi trovi il lavoro. Cosa che.
Ma ragazzi, ma capiamo che qui, cioè, è inconcepibile che non ci sia, cioè, che esista la disoccupazione, no? Cioè, ma uno, lasciamo perdere, non mi voglio dilungare su queste cose qua, ma il concetto che uno Stato debba darti il lavoro è una caratteristica dello schiavo. Cioè, una persona libera non ha questo problema che qualcun altro gli debba dare il lavoro. Ce l'hai il lavoro, devi zappare la terra tutto il giorno. Zappa la terra, lavora con le piante, con gli animali. Non esiste non avere niente a che fare. Solo uno schiavo può avere niente a che fare perché si trova in una prigione e decide il capo quando farlo lavorare o meno. Ok? Quindi non possiamo scaricare la colpa sullo Stato che sarebbe responsabile di non trovare il lavoro a chi lo... Sono uno schiavo. Si lamenta lì, colloca il cartello, va lì a protestare. Più lavoro! Il salario minimo! Sono uno schiavo a dire queste cose, ovviamente. I nostri nonni che con la valigia di cartone ed un salame nel tascapane. Il lavoro se lo sono andate a cercare ovunque fosse stato disponibile. Questo è un classico, ragazzi. Forse vi sfugge che ai tempi dei nonni il rettile faceva circolare di più il soldo e quindi le pecore lavoravano. Adesso le pecore non devono lavorare perché gli deve dare i soldi senza fare niente il rettile, ovviamente. Così li controlla ancora di più. E ovviamente non te dà il lavoro il rettile. Ragazzi, quanto sarebbe facile per il sistema fare in modo che tutti noi lavorassimo e meno, ma non lo può fare. Non lo può fare. Lasciamo stare, dai. Andiamo avanti. Allora, le persone che hanno superato i 33 anni e non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi, andrebbero convocate e dovrebbero spiegare come fanno a vivere e giustificare i beni da loro posseduti. Rileggiamo, forse non avete capito con chi avete a che fare qua. Le persone che hanno superato i 32-33 anni e non hanno mai presentato una dichiarazione dei redditi andrebbero convocate e dovrebbero spiegare come fanno a vivere e giustificare i beni da loro posseduti. Allora, io mi trovo nel mio terreno, sudo e mangio con la mia forza, ok? Uno mi viene lì, che non fa un cazzo, e mi dice: come mai non mi hai dato il pizzo per 33 anni? Questa è la verità, ragazzi. Poi, ovviamente, molti di noi sono talmente dipendenti dal sistema che solo l'idea di dover zappare la terra gli fa venire i brividi. Quindi, però, per voi c'è Matrix, insomma, ma per tutti noi c'è Matrix perché non puoi non vivere che nella Matrix. Quindi, però, ovviamente, molta gente magari potrebbe criticare questo mio modo di vedere la cosa perché dice: oh, ma come posso fare io fare da me? Sì. Fatto lo Stato. Poi paghi le conseguenze. Come le stiamo pagando? Vabbè, lasciamo perdere. Passiamo all'ultima slide, come si dice. L'uomo non fa eccezione, tende a difendersi e sfruttando l'intelligenza e collaborazione, come intelligente, e come collabora, perché forzatamente, è diventato bravissimo a farlo. E vincendo epideminchie, che è la minchietà creata da retti naturali, ma create così, immaginate, carestie, sempre da retti, condizioni meteorologiche, sempre da retti in estrema, persino concependo un sistema internazionale, cioè l'ONU, ragazzi, di cui sta parlando, che quanto è bella le Nazioni Unite. Che in teoria dovrebbe evitare il flagello della... In teoria, hai scritto bene. In teoria. Ma ovviamente la guerra è indispensabile per il sistema, ragazzi. Perché la guerra,
il problema unisce. C'è più coesione sociale quando c'è un problema. Ci deve sempre essere un problema. L'uomo non può vivere nella tranquillità. Beh, l'uomo schiavo. Perché a me, sinceramente, mi piacerebbe vivere nella tranquillità. Non so a voi. Arrivederci.